Al comunale Miga Ghelli di Santa Maria degli Angeli va in scena la sfida tra C4 Foligno e Clitunno, valida per la promozione Girone B. Per le due squadre, in questa prima giornata, c'è l'incognita del forte vento. Partono meglio gli ospiti che già al quinto minuto mettono davanti al portiere il numero 7, Guimas, che però non ha la forza di battere pallotta. Al quarto d'ora ancora Guinas dalla distanza con una punizione, ma la palla finisce decisamente alta. Al minuto 20 Cavitolo prova a scuotere i suoi con un tiro direttamente da calcio d'angolo. Al minuto 34, dopo una punizione del numero 5, Coresi, arriva una carambola che porta il pallone sui piedi di Fondi che, davanti al portiere, è freddo e sigla l'1-0. Padroni di casa in vantaggio. Prova la Clitunno a recuperare, ma è sempre Guinas che a testa bassa prende palla e, dalla distanza, la mette ancora alta. Al 45esimo, su schema, la C4 sfiora il raddoppio. Coresi la mette per Cavitolo, ma si salva la Clitunno. Il secondo tempo inizia come era finito il primo, con la C4 che man mano sembra impossessarsi del gioco. E già al secondo minuto Tempesta la mette dentro per Agostini, che si districa bene, ma il tiro è troppo debole. Nessun problema per Roani. Passano un paio di minuti ed ecco arrivare il raddoppio. Cavitolo imbecca Tempesta, che senza pensarci troppo la mette dentro l'area, trova Fondi, controllo e tiro, gol. Undicesimo del secondo tempo, Coresi prova il filtrante, la tocca appena Cavitolo, palla che arriva a Fondi, cerca la tripletta, ma il tiro ne esce debole. Al 20esimo è entrato Casciola, prova a scuotere i suoi, ma la sua conclusione dalla distanza va fuori di molto. Al 25esimo, dopo questo scontro di gioco, il numero 13 della C4, Carocci, è costretto ad uscire. La sua partita è durata abbastanza poco. Siamo al 28esimo e la C4 insiste nel cercare il 3-0. Agostini la mette dentro benissimo per il numero 9, Fondi, ma stavolta è bravissimo Roani e non si fa sorprendere. Minuto 29, la difesa della Clitunno si addormenta ed è quindi perfetta l'imbucata per Tempesta, che si ritrova tu per tu con il portiere e, freddissimo, sigla il 3-0 e partita finita. Al 40esimo, dopo un cross da calcio d'angolo, ci prova anche il numero 17, Acciarini. Il suo però è un colpo impreciso. Al 45esimo, il numero 6, Rosi, non si è ancora arreso. Affonda in aria, la mette dentro per Guinas, che però, anche stavolta, la manda altissima. Finisce quindi 3-0 per la C4 la prima giornata. Un ottimo inizio per i padroni di casa. Qualcosa da rivedere per gli ospiti. Beh, la soddisfazione della prima vittoria dopo un anno e mezzo di assenza dai campi di calcio, la soddisfazione di un risultato che ci voleva, perché comunque in Coppa le due partite, sia con lo Spello che con la Vis, eravamo andati mediamente bene, con una vittoria e un pareggio un po' sofferti, quindi era la vittoria che ci voleva. Chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi le ambizioni della società sono alte, le conosciamo e erano fondamentali questi tre punti, e con una bella prestazione, più il secondo tempo che il primo, perché il primo tempo penso le squadre un po' si sono studiate, poi l'emozione di tornare a giocare era alta per tutti quanti, il secondo tempo siamo venuti fuori e quindi questo 3-0 fa morale e fa ben sperare, quindi soddisfattissimo della prestazione della squadra e complimenti comunque sempre agli avversari. Commento, c'è poco da dire, abbiamo perso 3-0 e sinceramente il primo tempo non mi aspettavo, dopo un primo tempo ho giocato bene. Abbiamo preso subito il gol del 2-0 a freddo, dopo ci siamo un po', diciamo, tra virgolette, ammosciati. Abbiamo preso queste tre ripartenze, bravi loro, è la prima di campionato, rimetteremo a posto i nostri coach e ripartiamo da domenica prossima.